Siamo in compagnia dell'onorevole Gianluca Cantalamessa, presidente della Lega qui in Campania. Presidente, onorevole, se preferisce, una domanda subito così a mazza secca sull'autonomia. Autonomia della Campania, perché è in atto un referendum per la richiesta di una macroregione autonoma, mentre al nord si parla di regionalismo differenziato. Sì, prendiamo atto innanzitutto di una cosa: uno Stato centrale, centralista, assistenziale e clientelare ha affamato prima di tutto il Sud e poi il Nord. Il rapporto Svimez di pochi mesi fa ci dice che 1 milione di ragazzi hanno lasciato per sempre il meridione d'Italia e le giovani coppie non fanno più figli. Quindi uno Stato clientelare, assistenzialista ha affamato prima di tutto il Sud. Io sono fortemente autonomista, sempre che ci siano dei vincoli di principi di solidarietà con le regioni che, come per esempio la Campania, hanno qualche problema in più, non tanto per responsabilità di altre regioni, ma per una cattiva politica che ha preferito comprare la fame delle persone piuttosto che puntare sul loro merito. Perfetto, onorevole. Una domanda inevitabile, però il regionalismo differenziato va fortemente a mortificare quelle che sono le economie e quelle che sono probabilmente le finanze delle regioni meridionali. No, non è così. Innanzitutto parliamo di regionalismo differenziato perché il regionalismo è previsto con il titolo quinto della nostra Costituzione, mentre il macro regionalismo comporterebbe delle riforme costituzionali e quindi prevederebbe dei tempi molto più lunghi. Regionalismo differenziato significa che ogni regione può puntare su quelle che sono le proprie eccellenze. Penso per esempio in Campania ai beni culturali, penso se la Campania potesse utilizzare appieno gli scavi di Pompei, gli scavi di Ercolano, la Reggia di Caserta, probabilmente potremmo tornare a essere padroni a casa nostra, la cosa che sono ormai più di un secolo che non ci è dato. E poi aggiungo che laddove si soffre in Campania, penso alla sanità, penso ai trasporti, probabilmente questo non deriva da un'attribuzione o un'allocazione di risorse, ma ripeto, da una cattiva gestione e da una mala politica che ha comprato anche purtroppo la salute dei cittadini in Campania. 400 milioni all'anno per andarci a curare fuori sede è solo un dato che spende la Regione Campania, così come 550 primari in più rispetto al fabbisogno della pianta organica stabilito così nel 2015 sono la dimostrazione, la prova provata che non è un problema di contributi ma di come vengono spesi. Non da ultimo i miliardi di finanziamenti europei che la Regione Campania ha rimandato indietro è il segnale che ciò che manca non è non sono soldi perché sono arrivati e li abbiamo rimandati indietro oppure li abbiamo spesi male, ma semplicemente una classe politica che smetta di comprare la fame delle persone ma decida di investire sul futuro dei loro figli. Perfetto, onorevole. Parliamo invece adesso di elezioni regionali. Giugno prossimo andremo tutti quanti, torneremo alle urne. Domanda: chi vincerà? Vincerà il centro-destra guida Lega, almeno questo hanno lasciato intendere i campani, a prescindere da quelli che sono i sondaggi ai quali diamo il giusto peso alle ultime elezioni europee. La Lega è diventato il secondo partito della Regione Campania, superando anche il PD, per cui laddove si riesca a creare un programma concreto di soluzione ai problemi dei cittadini campani, penso ai trasporti, penso alle infrastrutture, penso all'agroalimentare, penso alla sanità, è chiaro che si riuscirà a vincere. Il problema non è solo vincere, perché quello che mi piace dire sempre, la vittoria della politica a differenza dello sport è uno strumento e non è l'obiettivo, perché poi quella vittoria la dobbiamo utilizzare per far vivere meglio i nostri cittadini. Quindi diciamo questo connubio, questo fidanzamento Dem 5 Stelle non la preoccupa? Premesso che è da vedere se si concretizza, perché gran parte del movimento sarebbe contrario, ma io non guardo gli altri partiti, lo stipendio me lo pagano i cittadini campani e quindi è giusto che io mi preoccupi di quelle che sono le loro responsabilità, cioè di quelle che sono le loro attese e le loro aspettative. I cittadini campani si sono espressi e la somma dei voti del centrodestra espressi all'Europa è superiore al 40%, quindi laddove si riesca a creare un progetto in discontinuità però con la mala politica che tanto male ha fatto alla nostra terra, io credo che questo progetto sarà premiato dai cittadini campani e noi siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Ultima domanda, poi la lascio al suo lavoro, ai suoi impegni.
parliamo di sicurezza. Il ministro Salvini, nelle sue ultime visite a Napoli, aveva parlato di incrementi del numero delle forze dell'ordine, ma anche di strumenti nuovi. Allo Stato, avendo sentito anche i diretti interessati, pare che non sia andata esattamente così. Ma 126 poliziotti in più già sono stati distaccati, così come è stata data la possibilità al Comune di Napoli di assorbire tutta la graduatoria dei 90 persone della Polizia Municipale, alla quale non avrebbe potuto fare accesso il Comune, visto lo stato di dissesto per la scellerata gestione amministrativa del sindaco di Napoli, troppo preso dalle navi e dalle flotte per gli immigrati e poco preso dalla sicurezza dei napoletani. E dimostrano i due primi dati concreti e realizzabili. Il decreto sicurezza e il decreto sicurezza bis vanno in tal senso. Mi piace ricordare che il ministro Salvini è il ministro che nella storia della Repubblica Italiana ha fatto più comitati di ordine e sicurezza nella città di Napoli con cadenza mensile. Ritornerà il 15 agosto a Castelvolturno, perché è chiaro che la sicurezza va costruita. Tutti i dati da fonti del Ministero dell'Interno dicono che i reati sono in calo. È chiaro che c'è ancora tantissimo da dover fare, ma credo che siamo sulla buona strada. Penso che questo venga percepito dai cittadini campani, dagli sbarchi degli immigrati, alla lotta alla criminalità organizzata. Credo che ci sia la reale percezione di quanto lo Stato stia intervenendo. Penso a tutti gli arresti che sono stati fatti in Campania e in provincia di Napoli per l'ottimo lavoro di collaborazione tra comandante dei carabinieri, comandante della guardia di finanza e il questore. Dimostrano che siamo sulla strada giusta. È chiaro, la lotta contro l'antistato è molto forte, ma lo Stato è più forte dell'antistato e riusciremo a dimostrarlo. Va benissimo, quindi ormai oggi è il 2 di agosto, siamo pronti, sono pronti moltissimi per andare in ferie e noi lavoreremo. Un augurio ai napoletani? Di non mollare mai e di ricordarsi che abbiamo avuto la fortuna di avere un testimone dei nostri nonni che è caduto nella polvere, di rispolverarlo, di riscoprire l'orgoglio di appartenere a questa terra e di dare questo orgoglio anche ai nostri figli. Grazie onorevole, buon lavoro, grazie ancora.